Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi di quello che sta per arrivare sulla bocca di tutti anche qui in Italia. Già alcuni di voi lo hanno sentito ragazzi, sì, sembrerebbe che ci siano grossissime novità per i giocatori di Xbox. Ragazzi, sembrerebbe davvero che Epic Games abbia trovato un accordo e che quindi potrebbe arrivare il nuovissimo pack per Xbox. Ma prima di parlarvi di questo andiamo un attimo ragazzi ovviamente a tenere controllato il nostro bel cubazzo. Il nostro cubazzo ragazzi sta veramente per giungere al termine. Come sappiamo ha stampato finalmente la runa numero 6 vicino al nostro beneamato, ai nostri beneamati passatempi pomposi. Lo abbiamo visto, lo andiamo a rivedere ragazzi, eccola qui, runa numero 6 stampata. Molti di voi dicono le rune messe insieme vanno a formare il perimetro di Pinnacoli. Non ne sono molto convinto ragazzi, potrebbe essere questa, sembra però questa però c'ha la forma di un, è palesemente un, sono due cose con il, vabbè, a parte questa ragazzi, a parte questa runa ragazzi, il nostro cubo, state dicendo che le rune che stampa formano il perimetro di Pinnacoli, alcuni dicono formano il percorso di labirinto, non ne sono convinto. L'unica cosa che so ragazzi è che mancano davvero una manciata di giorni alla fine della season numero 5 ragazzi, quindi oramai si sta avvicinando, credo che l'ultima runa o la stampa direttamente a sponde e poi si tuffa, intanto GG per due lama uno in fianco all'altro ragazzi, come si dice, oh la sta, wow ce n'è un altro anche di là, è vero che è parco giochi, però porca miseria, lama a profusione dappertutto, o la stampa direttamente a sponde del saccheggio, anche perché va bene che in 9 giorni potrebbe andare anche per dire qui a stamparla dopo il parco pacifico e avrebbe fatto tutto il perimetro, però ragazzi non lo sappiamo, sappiamo solamente che qua si nasconde qualche cosa che, anche se non si buggasse il gioco sarebbe meglio, si nasconde qualche cosa che sarà tanto tanto paurosa nella season numero 6. Sarà l'oscurità, oramai l'abbiamo capito ragazzi, la malvagità che farà da padrona nella season 6. E quindi non ci resta ovviamente che giocarla, che affrontarla insieme, che viverla insieme e ovviamente prepararci a tutto. Detto questo ragazzi, mentre mettiamo la nostra meravigliosa corsa automatica nel nostro meraviglioso tipo anni 80, vi avevo anticipato a inizio video che sembrerebbe sia stata scoperta il bundle Xbox che comprende un sacco di cose interessanti, ve lo voglio fare vedere ragazzi, quindi 3, quindi 2 e quindi 1, Argandal, eccolo qua ragazzi, c'è un utente, c'è un dataminer famoso che ha scoperto qualcosa e il tweet che ha pubblicato dice Xbox Bundle, that's right guys, ve lo traduco in italiano. È proprio così ragazzi, finalmente è successo, finalmente sta succedendo per la precisione. Il sito True Archivement, tanto c'è un lama anche sulla casa, voi non lo vedete, il sito True Archivement, che sarebbe un sito appunto che fa data mining e roba molto in profondità nel codice sorgente di Fortnite, ha scoperto un esclusivo pack chiamato Aeon Bundle. Quindi ragazzi abbiamo anche il nome del pack e ci sarà incluso in questo pack ragazzi 2000 V-Bucks, GG, 2000 V-Bucks sono parecchie, sono tipo, beh noi non ne possiamo comprare 2000, sono 20 euro se li prendiamo in due scaglioni, il che va benissimo. La Aeon Outfit, quindi la skin Aeon, Resonator, il piccone e l'Aurora Glider. Ho le immagini ragazzi, per voi ho le immagini, quindi mi raccomando
un bel like se ancora non lo avete lasciato e iscrivetevi ragazzi in tantissimi al canale, non vi dimenticate, mi raccomando. Vi faccio vedere ragazzi, tac, questa ragazzi è la possibile skin Eon. Come vedete dietro di lei c'è anche il deltaplano Aurora. Come vediamo ragazzi, la skin Eon va un pochettino a riprendere, come si chiama quella skin, la femmina del Vertex, non mi ricordo, quella che è un po' blu e un po' arancione, mi sfugge il nome, è un po' simile ragazzi, ma è tutta bianca, quindi diciamo è un mix tra i motociclisti e la femmina del Vertex. Ovviamente non potevano non riciclare un piccone, quindi il glider che stiamo vedendo ragazzi lo abbiamo già visto nel se non ricordo male nel glider di Omega Femmina, perché dovrebbe essere molto molto simile. Comunque skin bianca ci sta, carina, un pack particolare per i possessori di Xbox One. Non è finita ragazzi, perché abbiamo visto la skin, abbiamo visto il deltaplano, ecco qua ragazzi, questo invece è il piccone che metteranno nel bundle Xbox. Anche questo piccone ragazzi in realtà era già stato scoperto un mesetto e mezzo fa circa e veniva associato a Fortnite cinese. In realtà non è così ragazzi, è stato trasportato probabilmente dalla Fortnite cinese in quello europeo. Come vedete però è un piccone che tutti noi conosciamo benissimo, è il piccone di Omega della Season 4. Quindi ragazzi l'hanno semplicemente cambiato per renderlo più a tema, in pandan diciamo, con la skin di Eon bianca. Il colore verde ci sta un botto, il piccone bianco è carino. Io ho sempre pensato ragazzi sinceramente che per Omega bisognava poter cambiare anche i led del piccone, cioè non posso avere Omega viola col piccone arancione, mi ribalta tutta la giornata, nel senso non lo posso fare. C'è da dire ragazzi che ci sono tantissime altre novità per quello che riguardano i giorni del nostro Fortnite. Stiamo cercando di capire se il vulcano ci sarà oppure al suo posto arriverà un buco nero, un vortice ragazzi, in poche parole, che sembra essere il portale per un'altra dimensione oscura e parallela che abbiamo constatato possa essere ci si possa accedere con dei consumabili che sono appunto frammenti del cubo, un po' come i consumabili che c'erano nei magazzini muffiti quando impattò il meteorite. Non abbiamo altre notizie se non le immagini di un backpack molto molto particolare, anche queste arrivate parecchio tempo fa, quindi inserite praticamente subito nel nostro Fortnite, che rappresenta appunto un portale oscuro. Ed è molto strano perché, anche se non mi sbaglio, fatemi andare un secondo nel negozio di oggi, perché nel negozio di oggi c'è il deltaplano, quello della dell'Acivat, il nostro Acivat, il deltaplano dell'Acivat ragazzi, pupazzo dell'ombra, quindi anche qua ragazzi potrebbe essere ombra intesa come ombre quando vai a illuminare, infatti qua c'è una lampada che va ad illuminare, però non lo so ragazzi, non lo so, anche Acivat qua è un personaggio molto particolare ragazzi, si vocifera addirittura che potrebbe essere a tema degli dei la season numero 6. Noi ragazzi ovviamente ci aspettiamo di tutto e non possiamo fare altro che buttarci nel Battle Royale e killare quante più persone possibili. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto e quindi mi raccomando un bel like, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di passare nella live. Noi ci vediamo presto, ciao!